della Facoltà di Economia della Politecnica delle Marche, Dipartimento Management. Grazie dell'invito, Francesca Perotti. E allora, brevemente, io presento un corso di laurea unico in Italia. Siamo all'interno del settore della valorizzazione delle imprese che operano nell'ittica. Il corso è stato creato a partire da un'idea verso questi tempi dell'anno scorso. I tre attori principali sono la Politecnica delle Marche, il Ministero dell'Agricoltura e aggiungerei il territorio. Il corso sarà ospitato a San Benedetto del Tronto presso la Facoltà di Economia della Politecnica delle Marche ed è una scommessa in termini di creare quelle competenze necessarie per supportare l'attività che si svolge nella filiera ittica. Esempio pratico, l'imprenditore che opera all'interno della filiera in termini di raccolta della materia prima, trasformazione della stessa, commercializzazione. Quindi diciamo che noi guardiamo un po' tutta la filiera dal punto di vista del management e della creazione delle competenze collegabili al management. E qui si apre lo scenario legato alla sostenibilità e digitalizzazione. Quindi i temi sono centrici per un paese come il nostro che, insegnate voi, campa di attività collegate all'agroalimentare e quindi l'ittica si inserisce all'interno di questo contesto. Perché San Benedetto del Tronto è una domanda interessante in quanto è un polo. Quindi la risposta è creiamo formazione laddove sappiamo che c'è esperienza, storia, tradizione collegabile alla filiera. Perché dicevo che anche noi largiamo risorse economiche? Perché abbiamo realizzato, ringrazio il rettore, il magnifico rettore professor Gregori, un'operazione tale per cui c'è una disponibilità di corsi di studio da 8.000 euro l'una per incentivare, non per iniziare, per incentivare lo studio in un settore dove spesso magari si fa un po' più fatica ad entrare nelle logiche di valorizzazione e management per una serie di motivi che conosciamo un pochino tutti. E allora, disponibilità di borse di studio, disponibilità di scambi all'estero con i colleghi che studiano le stesse materie, pensiamo a Spagna, Grecia, già al primo anno. Quindi parlando di un percorso che è triennale, abbiamo un doppio vantaggio che prendiamo i ragazzi giovani dalle scuole superiori. Riusciamo ad innestare all'interno di questa complessità con docenti che hanno esperienza. Questa è l'altra cosa che sottolineerei. Quando abbiamo creato il corso abbiamo guardato a chi ne sa di ittica. Quindi non è che prendiamo i vari docenti e li buttiamo all'interno. E quindi l'operazione è multidisciplinare perché abbiamo un grande collegamento fondamentale con gli amici e colleghi del DISVA. Il DISVA è uno dei dipartimenti della Politecnica delle Marche, Scienze della Vita e Biologia. Il direttore del dipartimento ci ha fornito letteralmente un supporto stratosferico ed è venuto fuori un pluridisciplinare, management, economia, scienze della vita. Quindi abbiamo all'interno del percorso dei tre anni insegnamenti che guardano anche a tecnologie della pesca, è un tema forte, a come non deturpare le risorse, quindi sostenibilità della filiera della pesca. E poi entriamo noi anche con insegnamenti sales marketing. Qui Stefania Bussoletti, che saluto, diceva che in questa regione bisognerebbe sviluppare un po' meglio, no? Le conoscenze e competenze nell'area del sales, del marketing e delle vendite. Ecco, immaginatelo applicato ad un settore che arriva verso l'anello di filiera più centrale e dove necessita effettivamente di avere un po' più di nozioni. Quindi, diciamo, anche da questo punto di vista crediamo di aver creato un progetto promettente. Le iscrizioni si aprono dal 16 luglio e andranno avanti fino a novembre, quindi il target sono i ragazzi neodiplomati, e qui guardiamo anche un po' alla ampiezza del target, scuole alberghiere, licei, e mi fermo qui. Chi ha passione insomma per questo settore e vuole sviluppare un interesse verso il tema economico manageriale è il benvenuto o la benvenuta, quindi questi sono i nostri target. E prima discutavamo velocemente del fatto che anche le seconde generazioni di imprenditori che operano ovviamente nel settore sono stra benvenuti. Per motivi legati a dimenticarci assolutamente da un lato la pandemia e dall'altro
fatto di rientrare in classe, il corso è assolutamente in presenza. Ma capiamo che l'esigenza deve anche andare incontro a chi lavora, quindi stiamo lavorando eventualmente per un'apertura verso una parte digital del corso stesso. Un ultimo cenno, che si diceva prima di alcune parole che sono sicuramente chiave. Noi facciamo gli educatori, noi formiamo persone che dopo devono scontrarsi con il mercato, però il fatto che ci sia un tavolo, e qui dico che Francesca Perotti ha fatto un ottimo lavoro di collegare varie persone che rappresentano diversi rami, è un'espressione del fatto che tutti insieme credo si possa insomma fornire quello che necessita la Regione Marche, di cui necessita la Regione Marche, il territorio in particolare, ma io guarderei anche un po' più ad ampio spettro rispetto all'Italia. E con questo